tutti, sono contenti di questa bella partita. Cominciamo da Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Buonasera mister, subito una domanda, lei ha sorpreso un po' tutti con l'inserimento dal primo minuto di Nasti, che non aveva mai giocato, ci spiega cosa l'ha indotta a schierare il giovane della primavera Scuola Milan? Ma guarda, è un live motive che si parla in settimana, cioè io ho avuto questi giocatori che sono arrivati... Silenzio. Che sono arrivati purtroppo per mille motivi tardi. Ne abbiamo più di uno in queste condizioni e Nasti era uno di questi, poi ha avuto dei problemi fisici e poi quello che mi ha portato a schierarlo ho avuto dubbi fino alla fine, però si è allenato bene, ha corso, l'ho visto pimpante e io ho sempre detto quando sono venuto qua non ho problema a far giocare un giovane la prima partita nei professionisti, quindi l'ho rischiata, no? Diciamo, si dice così nel gergo, però era dovuto anche il fatto che lo spostamento di D'Urso un po' più vicino a lui. Se l'ha parlato un po' della nostra fase un po' realizzativa, volevo due giocatori abbastanza dinamici nello scambiare. Quindi questa è stata la scelta di mettere Nasti dal primo minuto. Davide Franceschiello, mister, tre gol per un Cosenza mai così cinico come questa volta. E tre Cosenza, io ho visto tre Cosenza. Il primo un po' timido, impacciato di fronte alla vigoria del Como. Il secondo, quello dal ventesimo alla fine del primo tempo, che secondo me è stato il migliore, perché grande dinamismo, grande densità in area, grande cinismo, eccetera, eccetera. E poi il terzo, con il passaggio al 3-5-2, un Cosenza che ha cercato di portare a casa i tre punti. Qual è il Cosenza su cui possiamo contare da oggi in avanti? Ma io penso che oggi il Cosenza ha dato una prova di maturità, specialmente il secondo tempo. Però, come hai detto tu, ci sono tre disanime di tre partite diverse. Premetto che per me, per me subentrano tante partite nelle partite, durante la partita, scusate il gioco lì. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo incontrato una squadra veramente forte, con giocatori di categoria superiore. Quindi, e non dobbiamo mai dimenticare, ti spiego le tre partite, noi abbiamo degli esordienti della primavera, ragazzi bravi che giocavano in Lega Pro all'esordio e alcuni ragazzi di Serie B che negli ultimi anni hanno giocato poco. Quindi in questo c'è un motivo di convinzione, cioè di credere nei loro mezzi, che verrà col tempo delle partite. Quindi io non mi vergogno a dire che c'è stato un po' senso di riverenza nei confronti di una squadra forte. Poi, una volta trovato le distanze, abbiamo cominciato a preparare quello che si era preparato in settimana, cioè di portare più uomini dentro l'area, di avvicinare un giocatore fisso alla prima punta, di accompagnarlo con le mezzali e siamo stati veramente... dirompenti, penso, in quei minuti lì. Poi nel secondo tempo è subentrata un'altra partita, ma è semplice il fatto, noi dalla parte di là purtroppo soffrivamo, dalla parte di Merola e di Ciro, Panico alzavano molto il terzino destro, noi non riuscivamo ad accorciarlo. Silenzio. Non riuscivamo ad accorciarlo e quindi ho pensato di passare a 5, non per difendermi, perché non si riusciva ad accorciare da quella parte di là e quindi infatti dopo, se vediamo, non sono più arrivati grossi pericoli a parte alla fine. Quindi sono subentrate tre partite in tre partite. Poi mi sono tenuto il cambio di tenere comunque una punta da aggiungere alla fine per giocare di ripartenza. Insomma, sono state tante partite nella partita. Pippo. No, ma io penso che... Secondo e terzo. Allora, no, io penso che non si può avere una squadra arrembante per 80 minuti. Cioè, non lo fa nessuno. Noi dobbiamo avere un'identità. Secondo me siamo stati molto maturi nel secondo tempo, perché il rischio era sicuramente quello di pareggiarla e quindi è stata una squadra che sta incominciando ad avere anche un po' più di maturità per tutti i motivi che abbiamo detto, però noi dobbiamo avere una nostra identità di compattezza, di sacrificio, di una squadra che non molla mai e, come ho detto prima della conferenza prepartita, di mettere in evidenza le nostre caratteristiche, cercare di esaltarle. Questo dovuto al fatto che piano piano incominciamo a stare tutti bene, cioè oggi e sarà così anche per gli altri che inseriremo piano piano. Pippo Gatto. Allora io le faccio i complimenti perché innanzitutto si è giocato la gamba di Nasti, che secondo me ha un po' sconvolto i piani dell'avversario, e poi dopo quando ha messo la pezza a sinistra penso che lì abbia risolto la partita, soprattutto con i cambi, perché a quel punto si è dimostrato il Como una squadra che aveva la lingua di fuori. La mia domanda è questa, con questa buona prestazione si va a Reggio per una partita che diciamo
può offrire al Cosenza una possibilità di dire che squadra è. Sì, noi incontriamo oggi la capolista, noi affrontiamo tante squadre, abbiamo già incontrato Benevento, Como, Ternana, Parma, Bologna e Coppa Italia, tutte squadre, e abbiamo sempre lottato con tutte, e oggi lo torno a dire, ci manca anche qualche punticino, perché il punticino col Bari del primo tempo, però noi dobbiamo continuare su questa identità, e noi sicuramente ce l'andremo a giocare anche a Reggio, tenendo presente che è un derby che ci teniamo noi per la gente di Cosenza, cioè dobbiamo arrivarci nelle migliori aspettative, secondo me questo è il modo migliore per arrivarci. Contento soprattutto per i ragazzi, perché se lo meritano, perché hanno fatto 10 giorni dove hanno lavorato tosto, anche troppo, per modo di dire, però se lo merito. A volte un allenatore ha gioia nel vedere la vittoria, non tanto per il risultato mio, ma per quello che loro ci mettono in settimana. Alessandro Storino, Cosenza Channel. Mister, volevo dare un commento sulla partita di Voca, che ha vinto nettamente il duello con un avversario come Fabregas. Voca ha fatto un'ottima partita, è quello che ci dà equilibrio in mezzo al campo, in quel ruolo lì abbiamo lui e Jack e Calò, uno ha più geometrie, l'altro ha più sostanza, penso ha fatto una partita importante, ma non solo lui, se andiamo a analizzare nello specifico ci sono state tante grandi partite da parte di ognuno di noi, in una partita dove abbiamo anche sofferto, ma è il gioco del calcio, cioè non è, anche Como ci ha sofferto per mezz'ora, cioè fa parte, è difficile a volte quando si parla dire ma abbiamo sofferto 20 minuti, ma è il calcio, cioè, si parla in generale, è difficile non soffrire in una partita contro chiunque, specialmente noi che siamo una squadra che fa della sofferenza e un pregio. Altre domande? Va bene così? Grazie. Ah, una domanda, eccola, Pianeta Serie B, Emanuele Garbato. Salve mister, io vorrei focalizzarmi su un altro singolo come Martino, che è entrato in maniera un po' casuale a causa del problema di Rispoli ed è stato davvero incisivo. Si aspettava una prestazione del genere? Ma vedi, Martino fa parte di quell'altro gruppo di bravi ragazzi che abbiamo preso, di buoni giocatori che abbiamo preso dalla Lega Pro, che ha sempre sfoderato prestazioni più che buone, è entrato bene come era entrato bene le altre partite. A questa categoria ci vuole un adattamento, cioè un adattamento non solamente da un punto di vista tattico, ma da un punto di vista anche fisico e di impatto, e quindi questi ragazzi lo stanno avendo piano piano, cioè è difficile portare un ragazzo da altre categorie che può essere Primavera, Lega Pro e buttarli dentro in una realtà, in un campionato così difficile come il nostro, che è di quest'anno, però ha fatto un'ottima partita anche lui, ma penso che questa sia proprio, se dobbiamo definire, una vittoria proprio del gruppo, penso. Luigi Perrotta, il DOT. Salve mister, alla luce di questi 11 punti che abbiamo conquistato, che sono indubbiamente un buon bottino, le volevo chiedere quanto questa squadra ha ancora da dare e ha quanti margini di crescita ha ancora? Ma secondo me questa squadra, come tutte le squadre alla settima giornata, hanno ancora margini di crescita. Noi dobbiamo crescere, penso, un po' nella personalità, ma ho già detto i motivi per i quali speriamo di arrivarci presto. Poi abbiamo margini di crescita perché abbiamo alcuni ragazzi ancora indietro che stiamo recuperando piano piano. E io spero, più si va là, più si gioca, di migliorare sempre. E questo non significa sempre che porti alla vittoria come oggi, però i miglioramenti, penso, anche piccoli, sono sempre stati evidenti fino a oggi. Aldo Morelli, Corriere Sportivo. Mister, buonasera e complimenti per la vittoria. Io volevo chiederle un commento su D'Urso, che io finalmente l'ho visto davvero dentro nel gioco del Cosenza in tutta la partita, fin quando appunto è stato in campo, mentre in altre partite forse si perdeva un po', sì, in mezzo al campo. Allora, D'Urso è un ragazzo che ultimamente è partito benissimo, poi ha avuto un momento di appannamento, ma l'appannamento l'ha avuto perché, se vi ricordate, lui ha preso una brutta botta all'anca e ha avuto 15 giorni dove non si allenò e giocava senza allenarsi. Sono contento per lui perché gli dà grande morale, ne aveva bisogno, ha fatto un grandissimo gol. E la scelta di metterlo vicino a una prima punta, cioè lui nasce trequartista, a volte quando lo andiamo a relegare in qualche zona di campo casomai perde un po' più del suo estro,
tenendo il fatto che ci potrà ricapitare, dipende dalla partita che andiamo a affrontare, però lui è un giocatore che va lasciato un po' libero di esprimersi, e oggi giocando, diciamo, a ridosso di una prima punta e svariando, insomma, è stata azzeccata la cosa, è stato bravo. Una curiosità di Barbarossa? Sì, mister, giusto mi tolga una curiosità per cortesia. Lei sta giustamente parlando di ragazzi che sono arrivati a fine mercato, che sono in ritardo di preparazione. La domanda è che le faccio, ma con le loro squadre non avevano fatto una preparazione adeguata a quello che le vuole? Esatto. No, il problema è stato questo qua, che da dove sono venuti non hanno effettuato la preparazione o in maniera proprio, essendo fuori dai progetti, e quindi è uno scotto che paghi. Però piano piano ci stiamo, anche Gozzi oggi sta meglio, cioè piano, Calò sta molto meglio, è uno scotto che sapevamo e l'abbiamo un po' pagato, però grazie a Dio, grazie alla sosta, stiamo man mano mettendogli benzina dentro. Il problema c'è stato il mercato, abbiamo giocato 3 partite, qualcuno fino all'ultimo momento doveva rimanere, andare, non è stato semplice per noi allenatori, cioè così. Ferrantino, Calabria Diretta News. Una curiosità, come mai l'ingresso di Butic più di Larri Veio Zilli? Ma perché noi abbiamo fatto una scelta di abbassarci un po' il secondo tempo, perché per vari motivi che abbiamo già detto, quindi volevo due attaccanti che attaccassero la profondità, infatti ci siamo riusciti bene. Volevo giocare un po' di ripartenza in un momento in cui sapevo che loro si sarebbero sbilanciati. Poi loro alzavano molto questi terzini che ci hanno onestamente messo in difficoltà al primo tempo, alzandoli molto e lasciando non più uno ma 2 attaccanti che potevano ripartire, era un rischio anche per loro, e quindi una volta parata un po' questa cosa di questi terzini che ci alzavano molto, sulle ripartenze avevamo spesso 2 contro 2 con i loro difensori centrali. Questo è il motivo. Ultimissima domanda. Ultimissima curiosità, perché sono sicuro che i tifosi si aspettano una domanda del genere: perché non ha trovato posto Calò in questa formazione oggi? No, ma l'ho detto, ho parlato anche con Gio, perché Calò sta sempre meglio. Oggi noi andavamo a affrontare anche un centrocampo a 3 e noi eravamo 2 e mezzo al campo, e quindi dovevamo sopperire con un giocatore un po' più di quantità che era Voca. Lo avrei messo dentro, poi purtroppo non dimentichiamo che il primo cambio di Rispoli a noi ci ha giocato Calò, per capirci, se no sarebbe entrato per dare palleggio e far uscire la squadra. Questa è stata la mia intenzione, era di fargli fare in altri 20, un'altra mezz'oretta. Grazie a tutti, domani allenamento, domenica riposo, mi sembra che sia questo il nostro programma, così ve lo dico qui in sala stampa. Grazie a tutti, grazie mister.